Io direi subito di chiamare qui a parlare di questa prima realtà che fu molto particolare, cioè l'Accademia Britannica e il suo club dei giovani, alcuni testimoni, i primi testimoni di questa sera che ci raccontano qualcosa. E sono il dottor Alessandro Marcoaldi, lo invito qui al tavolo dei relatori, l'ingegner Roberto Bennati, dov'è? C'è? E non so se è arrivato anche Antonio Pino. Cioè, è arrivato il nome di Antonio Pino, certo, non l'abbiamo visto, peccato, forse arriverà più tardi. Ecco, allora, do la parola a questi nostri primi testimoni che ci raccontano qualcosa di questa iniziativa, il Club dei Giovani dell'Accademia Britannica. Sì, andiamo lì. Dove vogliamo? Intanto dietro vi facciamo vedere qualche fotografia che siamo riusciti a trovare dell'epoca. Mi dispiace che non ci sia Antonio Pino, e mi dispiace tra l'altro, sentivo prima di cena che cantava, c'era quel sorriso bellissimo di Ausonio, avrebbe detto subito: ecco, vedi Alessandro, abbiamo portato un po' di cultura in questa città bellissima, ma con tanta gente ignorante che non vuol capire. E lui era così, lui portava disinteressatamente la cultura ai giovani. Io entrai nel 67 all'Accademia Britannica, che era il club, era nato da poco tempo, perché prima era nata l'Accademia Britannica come scuola di lingue. E un'esperienza mi ci portò un carissimo amico che era Sergio Mutolo, mio compagno di scuola da 13 anni, che adesso è medico a Firenze da tanti anni. E ci andiamo lì che ci sono un po' di persone, conosciamo anche qualche ragazza, c'era sempre questo motivo che ti portava ad andare all'Accademia Britannica. Però non era, era una cosa del tutto particolare, in via Genova, dove era la sede della scuola di lingue dell'Accademia Britannica, dove c'era appunto prima volta a Viterbo insegnante di madrelingua, cosa che a quell'epoca, parliamo degli anni 60, in Italia non esisteva. C'era questa grande realtà dove i giovani si incontravano e facevano, giocavano a carte, chiacchieravano, facevano attività culturali, facevano certo serate danzanti, ma facevano tutto ciò che poteva essere anche promozione della cultura. Io mi ricordo che conobbi Ausonio perché a quell'epoca mio padre era presidente dell'azienda di soggiorno. Allora lui subito venne da me e mi disse: senti Marcoaldi, papà tu è presidente dell'azienda di soggiorno, è uno che si dà anche da fare, mi piace, però dobbiamo fare qualche cosa, mi ci devi far parlare, dobbiamo fare qualcosa per smuovere questa città, perché lui aveva sempre questo desiderio di portare la cultura a Viterbo in modo diverso. È un desiderio straordinario. Voi pensate, oggi ho letto una statistica che l'Italia come cultura, è uscita la statistica oggi, è all'ultimo posto dell'Unione Europea come spese per la cultura, ultimo di tutta l'Unione, compresa Romania, Ungheria e quant'altro, ultimo, e penultimo per l'istruzione dopo la Grecia. Pensate come siamo combinati bene, e allora non eravamo combinati meglio. La situazione indubbiamente era tale che portare cultura non era una cosa facile, ma lui era un generoso. Ausonio era uno che dava tutto. Se gli si diceva di fare qualcosa, lui arrivava con tutta la sua generosità, con la sua disinteressata voglia di portare qualche cosa in mezzo ai giovani. Abbiamo fatto un cineforum e mi ricordo che lui disse: se il cineforum mi piace, a quell'epoca il cineforum era già una grossa manifestazione di cultura. Io tra l'altro anch'io facevo parte dell'Azione Cattolica, quindi andavo all'Azione Cattolica, mi facevo dare la macchina da ripresa, da proiezione da Gigi Paradiso, arrivavo con le pizze, facevamo queste proiezioni. Mi ricordo che mi ero inventato un po' di titoli, che poi ci portavano le pizze da Roma, dovevamo mettere tutta questa roba nella macchina, parliamo di un altro modo di vedere il cinema. E abbiamo fatto, era molto di moda Ingmar Bergman a quell'epoca, Il posto delle fragole, Il settimo sigillo, I vitelloni di Fellini, e poi altri film, magari come poteva essere Fronte del Porto, e Giulio Cesare di Mankiewicz, un film in bianco e nero degli anni 50 con Marlon Brando, c'è quella bellissima scena dell'orazione sul corpo di Cesare, quando Marlon Brando, che interpreta Antonio, riprende tutta la tragedia di Shakespeare perfettamente e dice: sono venuto a seppellire Cesare, non a lodarlo. Le cose cattive che gli uomini fanno sopravvivono loro, le cose buone vengono spesso seppellite con le loro ossa. Mi è venuto in mente, l'altro giorno ne parlavo con Pierpaolo, perché quello che facciamo oggi è ricordare tutto il bene che Ausonio ha fatto. Nel club dell'Accademia Britannica è stato un momento di grande movimento culturale per i giovani di tempo.
Noi abbiamo avuto anche modo di incontrare delle persone importanti, perché con l'aiuto di mio padre, tra l'altro, venivano spesso degli spettacoli teatrali, papà li portava. E allora lui chiamava questi grossi attori e diceva: volete nel pomeriggio, prima di fare lo spettacolo, quando fate la prova, incontrare i giovani di un club di Terbese che è tra l'altro vicino, perché noi eravamo a via Genova, bastava attraversare la Cassia ed eravamo arrivati al Teatro dell'Unione, 100 metri a piedi. E noi abbiamo avuto modo così di incontrare Lina Bolongi, Edoardo, e soprattutto ricordo un incontro bellissimo, perché Edoardo è un soggetto particolare, con Peppino De Filippo, che a quell'epoca era famosissimo perché aveva fatto Pappagone. E allora noi andammo a fare questo incontro con lui e con il figlio Luigi, tornammo, perché l'incontro si faceva alle 6:30, 7, tornammo al club e allora Ausonio: avete fatto un po' di cultura oggi, eh? Finalmente avete visto qualche cosa di queste persone. Lui era così. Una volta gli dissi: ma professore, ma lei tutta questa cosa la fa perché ci vuole portare a studiare inglese? A me non me ne importa niente. Voi dovete imparare ad aprire le vostre menti alla cultura, a queste cose. E avrebbe veramente goduto tantissimo nel vedere alcune cose belle che sono state fatte in occasione della sua morte. Come questa probabilmente sarebbe stata una grossa apertura per lui. E lui era così. E la cosa delle lezioni che prima ricordava Gianluca: noi facemmo tutta una sfilata di macchine per Viterbo, 40 macchine, con scritto zappa, 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 zappa sopra, e girarono per tutta Viterbo. E lui era felice come una Pasqua alla fine. E ricordo, io mi ero inventato, perché poi, siccome ero io quello che un pochettino la politica con il fatto che mio padre era impegnato, allora mi disse: mi dai una mano? Io dissi a papà: dice, senti, salgo sulla macchina, prendi sta macchina, mettici sopra l'altoparlante, scrivici zappa, vacci in giro a dire qualche cosa. Allora con gli amici del club ci facevamo a turno per andare in giro e fare la campagna elettorale da Ausonio, però ce la pagavano, avevamo messo anche delle strisce con scritto vota Della Porta per la regione, vota Pietrella per la provincia, e i soldi ce li davano, la benzina ce la dava un Pietrella e ce la dava Della Porta per portare in giro la macchina, però noi facevamo in giro per Ausonio. E ricordo che aveva inventato lo slogan per dare la zappa sui piedi ai comunisti: vota zappa, famosissimo slogan, perché a quell'epoca Democrazia Cristiana e il Partito Comunista erano in rotta di collisione, no? E a Ausonio, quel 2 giugno, c'era una festa all'Accademia Britannica, al club, pochi giorni prima delle elezioni. Lui arriva dall'alto e mi fa: ma non la dico, che succede professor? Sono stato in prefettura, il prefetto mi ha fatto bravo, 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 perché dai la zappa sui piedi ai comunisti. Il prefetto della provincia, pensate che tempi che erano quelli. Fu bellissimo perché lui arrivò primo dei non eletti, calcolando che veramente 25 posti erano dati agli uomini del partito e la Democrazia Cristiana ne elesse 17, lui arrivò 18esimo, e gli andò di un bene. Alla fine mi disse, dopo qualche anno, quando ci ritrovammo a Rotary, poi dopo finita l'Accademia Britannica e diventammo amici, ci davamo del tue, scherzavamo con quell'altro grande personaggio, ho visto Guido prima, altro grande personaggio che era Giulio Mazza, che è stato un altro grande personaggio della cultura viterbese, e scherzavamo sempre con Giulio e con Ausonio, e lui mi diceva: è stato un bene che io non sia stato eletto, perché sennò mi sarei rovinato il fegato e la politica non è cosa per me. E con Giulio dicevamo sempre della cultura, anche lì parlavamo della cultura, e della cultura abbiamo parlato fino in fondo, fino, tu ricordavi prima del momento in cui il Vescovo di San Marino è venuto a marzo del 2012 in questa sala, e noi a ottobre, qualche mese prima, eravamo stati ospiti vostri su Villa, e quell'occasione lui mi aveva offerto, mi aveva regalato un sacco di barattoli di sue produzioni. L'ultimo momento poi era la cultura, lui diceva, perché vedi, anche questa è cultura, mi faceva, vedi Sandro, eravamo diventati propri amici, mi aveva regalato tutti questi sughi di pomodoro e altre cose. E alla fine, senti, dovete venire, vi faccio una cena meravigliosa, mangerete delle cose stupende, adesso ad aprile, quando finisce il brutto tempo, venite e sarete miei ospiti. Non c'è stato purtroppo modo, ma è un sogno. Io ho detto così qualche flash che mi è venuto in mente, poi non voglio rubare spazio ad altri. Ausonio era un generoso, era una persona straordinariamente pronta a dare tutto se stesso, con assoluto disinteresse. Io gli dicevo: ma tu sei ricco? Allora lui mi ha detto: no, no, i soldi sono delle banche, non sono soldi miei, io devo ridarli alle banche, io di mio ho
guadagno quello che mi basta per campare bene, non sono soldi miei, io lo faccio perché voglio farlo per gli altri. Con l'Accademia Britannica una volta avevo un grosso buco perché fecero venire Capucci, che era il marito di Italia De Spacchi, che era un cantante. Questo arrivò con 2 ore di ritardo, mezzo ubriaco, successe il macello, ci tirarono. Ausonio ci chiamò, mi ricordo, Antonio, io, qualcun altro, sentite, pago tutto io, non voglio fare figuracce, ma ci rimetto quello che sia, ma per carità chiudiamo la cosa in modo che nessuno ci rimetta niente, ridate i soldi a tutti quelli che hanno pagato il biglietto. Lui era così, un uomo di assoluto disinteresse, e gli piaceva portare la cultura in mezzo ai giovani, un insegnante vero. Qui si dice gli insegnanti, no, lui era quello che voleva portare la cultura ai giovani in tutti i modi. Quello era il suo desiderio, fare movimenti culturali per i giovani. Questo è stato un sogno Zappa nella sua vita. Io credo che per questo gli dobbiamo veramente dire tutti grazie. Grazie a tutti. Grazie. La parola a Roberto Pennati. Si veniva al club dei giovani per acchiappare le donne. Io ho trovato mia moglie lì e questo quindi so. Devo essere grato allo sogno. Abitavamo a circa 100 metri, ma per 20 anni non c'eravamo mai visti. E fu frequentato la stessa parrocchia. Quindi a volte vedi un club non laico, tra virgolette, è un luogo anche di incontro e oggi siamo felicemente sposati. Ma Maria poteva stare qui, ma purtroppo è a casa con la spalla rotta, quindi vi porta i suoi saluti e cercherò di fare anche la sua parte. Io volevo certamente già raccontare dei particolari molto belli, ma io volevo un attimo ampliare un po' un discorso un po' più generale. Siamo negli anni 68-70, la crisi è sotto gli occhi di tutti, io credo siano anni di cui ancora oggi ne paghiamo le conseguenze, anche i giovani cattolici, il mondo cattolico era estremamente confuso, gli oratori si sfocavano, i giovani prendevano anche strade diverse pensando che l'attrazione dell'ideologia comunista fosse un luogo dove lì si era più vicini ai poveri o a coloro che soffrivano, ai lavoratori. C'era quindi una carenza culturale del mondo cattolico enorme. Ausonio in questo ambito ha portato un suo contributo importante, non soltanto dal punto di vista culturale in generale, ma come testimone di una fede che va incarnata nella realtà che uno vive. Quindi uscì fuori dagli schemi tradizionali, no, di fare apostolato dentro le realtà ecclesiali, cioè dentro le parrocchie, dentro gli oratori, e si inventò un luogo pubblico, un luogo civile, dove poter continuare in modo diverso a testimoniare la propria fede e la propria cultura, quindi la cultura nella società, nel mondo. Quindi fu uno dei primi esempi di uscire fuori, dell'andare in mezzo alla gente, anche questo Papa ultimamente Francesco lo sta ancora ricordando, lo ricordava i sacerdoti, ma questo è un invito che è a tutti noi, di riuscire ad andare a testimoniare la propria fede nei luoghi dove uno vive normalmente. E lui l'ha fatto specialmente nei confronti dei giovani, ecco questo club, e nei confronti dell'aspetto culturale. Questo quindi credo che sia un elemento che volevo, ecco, importante, che volevo mettere così in evidenza, che in qualche modo ha preceduto poi altri movimenti successivi che si sono un po' sviluppati in Italia tramite associazioni o movimenti vari che hanno portato avanti un pochino questi, quindi stanno antisignando, diciamo, sotto questo aspetto. Nella città di Viterbo quindi ha lasciato un solco che in qualche modo poi è stato ripreso da varie altre realtà. Era un momento in cui i giovani avevano bisogno di luoghi di aggregazione. Io ricordo negli anni 64-65, io ero adolescente, 66, c'erano i cosiddetti piccoli club, nelle cantine, si andava a suonare, si andava a cercare luoghi diversi dove poterle dove potersi incontrare. E lui lo fece con questo club in maniera anche bella, organizzata, perché un cattolico non è che deve fare le cose bene, ma anche bene, no? È anche un luogo di... E l'altra cosa che mi colpì fu qualche anno dopo, dove ci fu in Italia un evento grosso, ne parlavo prima, ricordavo prima con Don Luigi,
ancora oggi ne stiamo pagando le conseguenze. E parlo dell'81. Nell'81 ci fu, quindi qualche anno dopo, ma comunque ci fu un evento grosso, ci fu un referendum che in qualche modo segnò, fu un momento drammatico della nostra storia italiana, quello sulla porta. No? E di fronte alla timidezza anche di tanti cattolici che in quel momento ebbero paura di poter scendere in piazza, di poter manifestare la propria contrarietà e la propria volontà di difendere il diritto alla vita, sia del figlio ma anche della madre, perché il tema della vita non è solo per entrambi, e al sogno non si tirò indietro. E ecco perché io questa sera, forzando un po', ma l'ho forzato poco, perché poi l'ho convinto subito, volevo così anche per ricordarlo proporvi, vi lascio qui dei fogli, ecco. Dei fogli dove cercheremo di raccogliere in 10 nazioni europee 1 milione di firme, per dire all'Europa soltanto che non c'è soltanto il diritto degli omosessuali, no? O il diritto della famiglia non basata sul matrimonio, o tanti altri diritti che vogliono farci passare dall'Europa, ma c'è anche il diritto alla vita che noi vogliamo proporre all'Europa, e quindi cambiare la Costituzione europea mettendo al primo punto la difesa della vita umana dal concepimento. Quindi ci auguriamo di raccogliere 1 milione di firme. Io qui vi lascio dei moduli, molto liberamente, chi vuole li trova qui sul tavolo, poi magari li consegna Gianluca che ci li fa avere. Abbiamo tempo fino a fare le fotocopie, fatele girare. L'unica accortezza è che non bisogna essere, siccome ogni nazione raccoglie i suoi, possono firmare soltanto gli italiani su questo modulo, quindi altri amici di altre nazioni dovranno firmare le loro nazioni. E la carta d'identità non serve il notaio, non serve niente, non è buona la patente. Ecco, io credo che questo sia anche un modo per ricordare i sogni, perché sicuramente oggi sarebbe stato qui con noi con questa iniziativa. Grazie. Grazie. Aspettate un attimo, finiamo questo primo sipario invitando a tavolo una persona che io ho desiderato ci fosse, che è il signor Sergio Arduini, lo invito a venire, che è qui per un motivo, perché andando a scartabellare, a ricordare, tra l'altro lo conosco perché è il mio assicuratore, allora stavamo lì, si parla, io conoscevo suo padre perché il professor Zappa è stato anche lo sponsor del gruppo sportivo Murialdina Primavera e poi è stato presidente onorario del settore giovanile dell'Unione Sportiva Viterbese, cioè non stava fermo mai e faceva anche queste cose. Signor Arduino. Sì, abbiamo anche la fotografia dalla regia, me la mandano, boh, vabbè, non lo so. Di pazienza. Ecco la fotografia. Il signor Arduini è quello lì, no? Il primo il piede. Quello vicino al mister. Quello vicino al mister. Devo seguire. Allora, scusate, ma io non sono un muratore, però mi sono messo giù qualche cosa. Io ero il capitano storico della società sportiva Murialdina, società che ha dominato la scena calcistica locale negli anni 60, dunque qualche anno fa. Questa società è nata presso l'Oratorio della Verità sotto la direzione dei padri Giuseppini, padre Roberto Lovato e padre Francesco Vaccari, non so se qualcuno se lo ricorda. Per un periodo di tempo la presidenza della società è stata guidata dal professor Ausonio Zappa, del quale ricorre il primo anniversario purtroppo della sua scomparsa. Il ricordo che mi è rimasto impresso di una persona molto disponibile al dialogo e molto presente nell'attività della società. Io me lo ricordo come un giovane imprenditore, dai modi signorili, e sempre perfetto nel suo abbigliamento, guardate che è una cosa incredibile, era sempre aveva quell'impermeabile bianco proprio perfetto. Sono passati molti anni, ero giovane purtroppo, la sua figura è rimasta sempre viva nei miei ricordi. Basta. Grazie. È stato un onore. Allora, grazie mille. Grazie a tutti voi, passiamo a un altro momento, andiamo avanti. 1970, dicevo, le pratiche per la parifica del liceo artistico.
Ora, come vi ho detto, c'era stata prima la Galleria d'Arte del Giglio che aveva già dimostrato un interesse proprio per il settore artistico. Dal 66 poi il professore si era inventato, circa dal 66, quello ho capito, la mostra provinciale per le arti figurative e plastiche. C'è qualche fotografia, c'è un ragazzo che prende una coppa, una... è riservata agli studenti delle terze medie statali di Viterbo e provincia. E qui adesso la grande intuizione di creare il liceo artistico, che è stato, pensate, l'unico, lo sapete tutti, l'unico liceo artistico a Viterbo per 40 anni, cioè finché la riforma Gelmini non ha istituito due o tre anni fa il liceo artistico statale. Il liceo artistico che tra l'altro, coincidenza un po' particolare, è andato a finire l'anno scorso, nel 2012, con il suo fondatore, è morto, è finito anche il liceo artistico. E dal liceo artistico poi nascerà l'Accademia di Belle Arti e con il liceo artistico anche un altro, prima che nascesse il liceo linguistico, la sperimentazione presso il liceo Buratti di Viterbo, nacque un altro liceo linguistico, il liceo linguistico europeo, che si andò ad affiancare al liceo che già esisteva, Merlini, delle Sole del Preziosissimo Sangue. Allora adesso per questo periodo abbiamo qui il professor artista Alfonso Talotta e il professor Romano, Antonio Romano, ci parleranno entrambi di questa esperienza, liceo artistico il professor Talotta e l'esperienza liceo linguistico il professor Romano. Li chiamo qui al tavolo. Grazie, professor Romano, dov'è? Non lo vedo. Ah, ecco. Grazie Alfonso, prego. Scusate, io mi emoziono spesso quando ci sono questi incontri, quindi se avvertite un calo di voce è solo per una questione emotiva. Parlare di Ausonio per me è parlare di un periodo forse più importante dal punto di vista della formazione artistica, anche perché se non ci fosse stato lui che avesse inventato questa scuola, molto probabilmente mi sarei perso in qualche altra scuola, adesso veramente non saprei quello che veramente non avrei voluto fare, perché per me era quella l'unica scuola. Certo, a 14 anni non è che ti mandano a Roma, quindi non avrei fatto, non avrei seguito quell'avventura artistica che ancora oggi prosegue con una certa intensità. E se è vero poi che la vita dell'arte dell'incontro, non posso dimenticare personaggi, docenti che ho conosciuto grazie a lui, che nonostante i suoi numerosi impegni era sempre presente. Come posso dimenticare un eccellente, magnifico professore come Giulio Mazza, che mi ha trasmesso l'amore per una materia meravigliosa come storia dell'arte, o Giovanna Scaffucci, che in quegli anni portava, nonostante la sua giovane età, delle innovazioni nel vedere una materia come un ramo disegnato che poteva risultare un po' accademica, sterile, passiva, invece lei immetteva in questa materia, oltre che la sua conoscenza veniva da Roma, degli orizzonti un po' più aperti, metteva amore in questo. Io ho captato subito questi suggerimenti. Ho anche Mario Angelini, mio maestro, nel farmi conoscere, apprezzare l'arte contemporanea, ad amare un'arte a prima vista difficile che comunque mi ha segnato per sempre, perché poi io da lì in poi ho cambiato veramente il mio modo anche di operare, insomma di fare pittura. E qui è presente anche l'architetto Franco Confidati, che tra l'altro ha progettato lui la ormai tristemente nota Villa Castagnetti. Poi adesso, senza fare l'elenco dei professori, è stato veramente un momento magico, particolare, non credo si sia tutto ripetuto, perché c'era questa voglia, questo amore, no? Questa possibilità di tirar fuori il talento proprio, ma noi giovani, in un ambiente proprio di amicizia, oltre che diciamo scolastico o comunque di cultura. No? Tra l'altro Ausonio, subito dopo il liceo artistico, mi ha dato l'opportunità di insegnare, subito lì avevo 18 anni, e mi ha fatto fare l'assistente, e oggi io faccio l'insegnante, anche questo rilevo, e mi ha fatto fare questa esperienza importante, perché sono stato 2 anni prima di andare a fare il militare,
a contatto con i miei coetanei, però ero in un'altra veste, quindi mi chiamavano professore, mi veniva un po' da ridere perché qualcuno era più grande di me. È stato comunque un momento di crescita, di formazione, quindi grazie anche per questo. E comunque lui è stato anche uno dei miei primi stimatori in campo artistico, perché nel 1976, io avevo 19 anni, acquistò un mio lavoro, un'opera su tela, pagandola anche bene, perché allora 100.000 lire era un modo per dire che continua a dipingere, compra i quadri, i volumi, tele, pennelli. E tra l'altro c'è un episodio, un aneddoto legato a questo quadro, che io in quel periodo facevo delle figure che poi andavo a ricoprire con dei fogli di giornale per poi ascoltare, graffiare in qualche modo, no? Veniva fuori una sorta di pittura scorticata, diciamo. E quando questi graffi, questi tagli incontravano il viso, si formavano quasi dei volti quasi sfregiati, no? Comunque erano un po' inquietanti. E dopo qualche giorno lui attaccò questo quadro a casa e disse: Alfonso, ti devo ridare il quadro perché c'è mio figlio, penso il minore, che quando lo guarda si mette a piangere perché ha paura. Infatti, dopo qualche giorno me lo riconsegnò, tra l'altro poi una cosa e un'altra, non è stato più rimpiazzato, quindi vi devo pure un quadro. Non lo sapevo. Dal 76, quindi. E questa data è importante perché è anche il periodo della nascente Accademia delle Arti, che non è nata al Seminario di La Quercia. In realtà nel 75-76, 76-77, noi pochissimi, veramente eravamo un pugno di affezionati, frequentavamo queste lezioni quasi in un ambiente familiare, negli stessi locali del liceo artistico. E mi ricordo che aspettavamo il pomeriggio il professor Gagliardi, per esempio, veniva da Lamina, e magari il segretario dice: oggi il professore non viene perché ha trovato una mente, oppure sta arrivando. E quindi vivevamo questa situazione proprio come fossimo a casa, perché i locali erano gli stessi dell'Accademia, del liceo, solo che noi eravamo pochi perché stava nascendo allora. Però è stato importante perché abbiamo contribuito alla parifica dell'Accademia, io e pochissimi altri. Poi arriva il 77-78, l'anno della parifica, i locali sono quelli del seminario di La Quercia, vennero molti ragazzi da Comunione Liberazione dell'area nord più che altro, e quindi c'era un bel gruppo, ne eravamo più 10, ne eravamo, adesso ricordo, 50, 60, 70, insomma. E era un bel gruppo perché poi affiancati a questi ragazzi portavano quindi la loro esperienza, la cultura, insegnanti di prestigio, il professor Gatti, per esempio, di storia dell'arte, Bellos come scenografo, Luca Verdoni che faceva dei suoi incontri sul cinema, no? E tanti altri, adesso chiaramente non è che sto a ricordare tutti, però era veramente come liceo, ecco un altro regalo di Ausonio che si inventa, l'unica accademia parificata in Italia, la prima. C'era quella di Ravenna, ma era tradizione secolare, con mosaico era un'altra cosa. Però, quella era comunale. Sì, però ecco, la prima, quindi un'altra invenzione sua e un altro regalo, il fatto ecco, di conoscere anche questi importanti personaggi. E comunque, ecco, io voglio essere sincero fino in fondo, arrivato al secondo anno, per una mia esigenza personale, io sentivo la necessità di cambiare, però di uscire da Viterbo, quindi chiesi nulla osta nel 79 e mi trasferì a Roma di Rimetta. E ricordo lui ci rimase male perché, essendo stato io anche uno dei fondatori, diciamo, nella mia presenza, questo primo ciclo di studi avrebbe preferito quindi che io mi fossi diplomato con lui. E quindi questo un po' mi allontanai un po' per qualche periodo, però l'amicizia che ci legava, l'affetto, rientrò quasi subito questa cosa, infatti lo incontrai nuovamente in villa, gli parlavo insomma dei miei successi, delle mie mostre, dei progetti, lui era contento, tant'è che negli anni 90 voleva che io ritornassi ad insegnare al liceo artistico, allora la preside era Rizza Casa. Quando io mi presentai, lui già
aveva parlato lei molto bene di me, però non fu possibile perché io ero già nella scuola statale, quindi per una questione di monte ore, di burocratica, non fu possibile. Poi nel 90 io partecipavo ad una mostra itinerante molto interessante perché si muoveva da Viterbo, da Palazzo di Alessandri, per spostarsi poi nella galleria Prima di Udine, meta di Bolzano e Peccolo a Livorno. E mi ricordo ancora lo scritto che lui mi lasciò, perché non mi trovò al palazzo, e disse: nonostante il temporale, c'era un gran temporale quel giorno, ho sfidato il temporale per venire a vedere le tue opere e congratularmi con te. Quindi un altro segno di amicizia, di riconoscimento, insomma. Poi dopo incontri più o meno sporadici, però sempre all'insegna della cordialità. Comunque, ecco, ho fatto il punto sull'importanza di averlo incontrato, perché veramente penso che mi abbia dato tanto e poi mi ha permesso di, ecco, incontrare delle persone che hanno contribuito a questa mia formazione. E quando parlo di questo periodo c'è sempre un po' di nostalgia, di malinconia, perché molte persone non sono più tra noi, purtroppo. Anzi, l'altro giorno ho preso pure che una mia ex compagna di scuola dell'Accademia Annunciata è morta, poco più che 50enne, madre di 4 figlie, sposata con Marco Cimigliari, un altro nome, no? Più o meno contemporaneamente. Sono andati insieme, e quindi queste cose, poi Albert, no? Tanti altri, insomma. Comunque per me è talmente importante questo che ogni volta che io passo via di Vicenza non posso fare a meno di guardare, di voltare lo sguardo su via Genova, nonostante esserci scritto Real Vintage e sotto ci sia stato nel tempo un negozio di fronte per figura di oggettistica, credo. Per me sempre là in alto c'è il liceo artistico parificato d'Uscia. Quindi grazie a Ausonio, grazie a tutti. Professor Romano, intanto prego Antonio Pino, che ho visto entrare, di venire un attimo qui per un breve intervento. Torniamo un attimo indietro. No, prima il professor Romano. Non dimenticherò mai il professore Ausonio Zappa, perché per me è stato un vero amico in momenti critici, un certo periodo della mia vita. Non mi piace elogiare, ma presentare ed esprimere con semplicità e lealtà la figura del professor Ausonio Zappa. I caratteri risoluti ed attivo proprio dei Lombardi, persona delle molteplici iniziative che ha saputo sfruttare a beneficio di tanti giovani, istituendo scuole e creando posti di lavoro, ecco in breve un profilo del professor Zappa. Premesso ciò, mi è d'obbligo parlare di lui nei miei riguardi e di quanto realizzato grazie al suo apporto e al suo savoir-faire. Passato dei momenti veramente critici, mi ero dimesso dalla scuola statale per vari motivi e ingiustizie subite. Ero amareggiato e deluso. L'insegnamento mi è sempre piaciuto e mi mancava. Il professor Antonio Zappa, venuto a conoscenza di ciò, mi convocò immediatamente, constatò la mia amarezza e il mio stato d'animo e dopo un breve, cordiale e suasente colloquio mi assunse come insegnante nel suo liceo linguistico che stava per aprire. E risale a quel periodo la conoscenza, la mia conoscenza con il suddetto professore. Il suo sprone, le sue idee lungimiranti sono state per me un punto veramente essenziale. Con lui, grazie a lui, alla sua generosità, al suo sostegno anche finanziario,
abbiamo potuto realizzare tante cose nuove che a mio tempo non c'erano e che nessuna scuola era riuscita a realizzare. Che cosa? L'istituzione del liceo linguistico. Si parlava prima di accademia, di corsi, eccetera. Ebbene, col professor Zappa cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato viaggi, soggiorni di studio all'estero. Non si è finita ancora qui. Siamo andati più oltre. Avere idee molto larghe. Pensava a un'Europa unita e allora mi ha spinto, attraverso anche l'ambasciata di Francia, a creare delle relazioni con studenti francesi. Primo incontro con i liceali del liceo Michelet e subito dopo abbiamo creato il gemellaggio, che poi l'uso del liceo linguistico europeo è stato ceduto al liceo Buratti di Viterbo. E da ciò sono nati rapporti veramente di solidarietà, di rispetto reciproco, come dicevo prima, anche in vista di un'Europa unita. Il professore Zappa voleva e diceva che i nostri ragazzi si devono incontrare con quelli del Trump, non come si incontravano i nostri avi per combattersi, per uccidersi, ma per creare solidarietà, amicizia e rispetto. Tanti giovani sono usciti e ben preparati dal liceo linguistico, molti dei quali occupano posti di prestigio. Tutto ciò lo si deve all'anima del professor Ausonio Zappa. A lui il nostro ringraziamento, il ringraziamento mio personale, di tutti gli allievi, è un caro ricordo. Potrei ricordare chi veramente si è affermato. Dal liceo linguistico europeo è uscita l'attrice Silvia Specchio, molte volte la vedete, ballerina, cantante. Qui a Viterbo abbiamo la Caterina De Filippo, che ha creato quella bella palestra, e tanti altri che militari di alto grado oppure interpreti a carattere internazionale. Personalmente esprimo riconoscenza al professore perché ha saputo ridarmi serenità con la sua giovialità e cordialità, e anche esprimo ringraziamenti da parte di tutti gli allievi del liceo linguistico europeo. Antonio Pino, e ritorniamo un attimo all'Accademia Britannica. Il mio più grande rammarico è che mio padre mi ha fatto vedere un po', cioè un mese prima, stava vedendo tutte le sue cose, questo giornaletto dell'Accademia Britannica, e lì ho scoperto che c'era di mezzo Antonio Pino, un personaggio che conosco, che conoscevo, ma che non sapevo che era stato così coinvolto. E si parlava proprio di Antonio Pino, di tutte le sue iniziative all'interno dell'Accademia Britannica. Io non so se lui ci ricorda qualcosa, perché com'è diventato vecchio. Però buonasera, grazie per avermi invitato. Quando una settimana fa mi ha telefonato, ho dovuto un attimo riaprire un po' le cellette della mia memoria per fare un salto indietro di circa 50 anni. Non sembra, ma ce n'ho 65. Sembra. E ti ringrazio. Comunque mi ricordo bene. E, diciamo, nella riapertura, a parte che io in questi 50 anni questa figura sorridente di Ausonio ce l'ho avuto sempre qui nella mia mente. E non vi nascondo che, anche se c'è stato un momento di interruzione da quello che fra poco vi dirò, e al momento in cui della tragedia io ogni volta che passavo per la strada romana io rivolgevo lo sguardo per cercare di capire dove era la residenza del professor Zappa, che io non vedevo più da circa 30 anni, cioè io non ho avuto più nessun contatto dopo quel periodo in cui siamo stati insieme. Poi
un giorno un amico che è un colonnello dell'aviazione civile, andando a casa sua, sempre sulla strada romana, io mi rivolsi a lui e mi disse, io ho detto chi c'è Abidelli? E ho detto chi c'è Abidelli? Ho preso il tratto Abidelli, ma finalmente so dove Abidelli ha preso il tratto. Ma c'è? Sì, ma c'è, ma sta sempre dentro casa, difficilmente esce. Ho avuto la tentazione di andarlo a salutare. Poi il fatto di essersi rinchiuso nel suo limbo, molto probabilmente l'ho rispettato e non ho avuto mai il coraggio di bussare alla porta e di entrare. Sicuramente gli avrebbe fatto molto piacere di vedermi. Facendo un passo indietro, io sono arrivato a Viterbo nel 57, con papà militare, come una buona parte dei ragazzi viterbesi. Amo questa città e avevo creato il mio giro di amicizie, e quando c'eravamo all'età di 18-19 anni, con tanti amici noi giravamo per i Cappuccini, dalla Salita dei Frati, nelle varie parrocchie, no? Fino a quando non scoprimmo che esisteva anche l'Accademia Britannica, perché io penso che il professor Zappa, oltre a curare tutto ciò che riguarda cultura, quindi scuola, liceo, ha pensato anche a cercare di fare in modo che noi chiamiamoci adolescenti, anche io a 18 anni siamo, però una volta 50 anni fa, a 18 anni eravamo ancora adolescenti, avessimo un punto di incontro dove riunirci, vedere la televisione, parlare di cultura, leggere, di fare un po' incontri con amiche, amici, e ce ne sono tanti di ragazzi che sono passati di là. Da Marco Sensi, che non è più con noi, a Barbaro Marinetti, che non è più con noi, Italo La Rosa, ce ne sono tanti che si sono persi. Però eravamo un bel gruppo e creammo a un certo punto. Zappa mi conobbe e vide che ero una persona abbastanza organizzativa, che riuscivo a trascinare le persone, e mi propose di fare il club dell'Accademia Britannica, dove ci ritrovavamo tutti i ragazzi, dove passavamo il nostro tempo, e dove poi a un certo punto avremo anche una discoteca dove ci ritrovavamo tutte le domeniche a ballare senza andare in giro a destra e a sinistra. Quindi io gli devo due cose: una mia personale, che è stata la prima persona che mi ha riconosciuto una dote, quella di essere bravo, di accumulare vicino a me delle persone, quindi una buona guida, con lui sempre presente, che ci dava dei suggerimenti. E poi ecco il fatto di averci un po' dato, insieme anche alle varie parrocchie, la possibilità di sfogarci un po' anche nel ballo e in altre cose, diciamo, vicino a un ambiente che culturalmente era valido. Probabilmente se quei mostriciattoli, non dico mostri perché che alla fine gli hanno tolto la vita, avevano la possibilità anche loro, nell'età loro giovanile, di averci vicino una persona come papà tuo, molto probabilmente quello che gli è successo probabilmente non gli sarebbe successo. Perché molte volte noi formiamo, non degli animali, perché gli animali sono un'altra cosa, sono più intelligenti, più bravi di noi. Noi creiamo dei piccoli mostri proprio perché le famiglie, la società non dà degli insegnamenti. E quindi io ringrazio il professore, che oltre alla mia famiglia, anche il suo gruppo, insieme ad altri amici che ancora ho. Prima ho nominato solamente delle persone, degli amici scomparsi, ma ce ne sono ancora tanti, Franco Bastianelli, che siede, che sta qui vicino a noi, e ci hanno dato questo insegnamento, e questo insegnamento lo portiamo avanti e l'abbiamo trasmesso anche ai nostri figli. Quindi io
Ringrazio Ausonio, mi è rimasto nel cuore, spero che di tanti come lui, non che devono sostituire i genitori, però che alla fine possono collaborare insieme ai genitori a dare una strada un pochettino più corretta, più dritta, sì, anche se il dritto molte volte non è quello che ognuno di noi pensa. Molte volte mi sono accorto che ci può essere anche una deviazione e quella deviazione va bene lo stesso, quindi più corretta e rispetto del prossimo. Grazie. Grazie. Entriamo e andiamo verso l'ultimo capitolo, che è quello importante, che è l'epopea dell'Accademia di Belle Arti. Abbiamo diverse voci, una cosa un po' come vedete polifonica stasera. Intanto comincio a mettere in allerta, io spero che ci siano, il professor Galli l'ho visto, il professor Biganzoli, Francesco Biganzoli lo so che c'è, il professor Rizzacasa penso ci siano, non l'ho visto, però sarà qui, Guido Mazza l'ho visto passare, penso ci sia anche l'architetto Scappucci, quindi tutte queste persone qui tra poco verranno. Prima di questo un piccolo passaggio, vorrei invitare Don Luigi che ha vissuto con mio padre praticamente la fondazione di questa accademia alla Quercia, questa accademia di dimensioni, come dicevamo prima, nazionali, no? Inizia con un coinvolgimento di ragazzi da tutta Italia. Don Luigi, prego. Va bene, prego. Con Ausonio nacque in merito a Comunione e Liberazione. Ricordo che ci fu il nipote di Monsignor Del Ciucco, che è andato in paradiso qualche giorno fa, e che il vescovo doveva nominargli un cappellano, e quindi, essendo con lui, collaborando, dovetti seguire quei primi ragazzi. Incontrai un giorno, mi venne a cercare. Ma come? Davvero? Ma allora? Ma volevo? Ma io sono... perché veniva da Milano, e quindi... E nacque un continuo rapporto con lui. La prima chiesetta che usammo per la preghiera era quella davanti alle poste, chiesetta antica della salute. E quindi eravamo sempre insieme. Poi nacquero tutti i rapporti. Conoscevo bene il signor Giussani, conosceva... prima Monsignor Negri e poi il Cardinale Scola, e insieme ci furono i grandi convegni della Chiesa di quel tempo, e lui partecipava anche ai convegni insieme a questi personaggi. E ricordo che anche tra i professori dell'Accademia c'era anche Buttiglione, che conoscemmo veramente non avessimo... Vabbè. Allora il problema dell'amicizia che nacque fu intenso, e quindi ci furono anche proprio in mezzo all'Accademia alcuni che dicevano che non era utile un'Accademia, ma bisognava fare le botteghe, quindi il pittore che si rimetteva a fare il pittore dentro una bottega, e quelli che avevano affezione si sarebbero legati, avrebbero imparato, e ci fu una grande questione, erano, ricordo, mi pare di un 600 di partecipanti da tutta Italia al Palazzo Papale, e poi invece Giussani, dopo una nottata di riflessione, disse che i criteri di Ausonio Zappa erano quelli intelligenti, utili ed esatti per poter educare a questo sviluppo della grandezza umana che è la pittura, la scultura, l'arte. E poi l'altra esperienza avuta appunto fu quella dell'Accademia di Belle Arti alla Quercia, e siccome il seminario era stato trasferito da quei locali a Viterbo Centro e la sua era inutilizzabile, facevamo opere della carità, alloggiavamo i poveri, tante cose, e lui ebbe l'idea appunto di sviluppare tutta l'Accademia, fu ottenuto il permesso
e dovemmo ottenere il permesso dalla Santa Sede, Paolo VI, e il Vescovo Cadoro glielo fece ottenere, quindi ci fu questa grandezza, certo tutte le difficoltà che potevano nascere, ma invece vennero da tutta Italia, come prima diceva il professore, vennero oltre 70 giovani da tutta Italia e facevamo anche il collegio universitario, dove continuamente ci si trovava insieme e si aiutavano questi giovani come Marco Cimigliano. E mi piace molto che sia andato in paradiso la moglie di Marco. Ecco, queste sono un po' le mie alcune esperienze grandi che sono state fatte, ma pensiamo anche al meeting di Santa Rosa, come lui collaborava e anzi era così entusiasta, anche quando si aprì il CEIS, come dette tanta spinta per poter collaborare al CEIS, come tutti quelli del movimento collaboravano per poterlo tirare avanti all'inizio, dove andavano la mattina anche ad accattare nelle case i viveri per questi giovani, e poi non saprei più dire quante altre cose si sono fatte insieme, ma ricordo le giornate di quei tempi accolse nella sua casa in quel convegno Giussani, e allora erano i tempi anche della morte di alcuni di Comunione e Liberazione, e quindi tutta la militanza della polizia e degli altri che controllavano, e quindi tutte le sue preoccupazioni, le sue ansie. Ma e poi a livello personale posso dire solo l'esempio che mi ha dato per questa sua premura, come diceva anche all'inizio Padre Ignazio, sulla educazione dei ragazzi, dei giovani, avere una scuola. Mi fece partecipare al liceo artistico, andavo qualche volta, e come mi fece affezionare all'importanza della scuola, e della scuola organizzata attraverso persone che hanno un'affezione tra loro, che non stanno lì per lo stipendio, ma stanno lì per godere un'amicizia e per trasmettere la serenità e la felicità a coloro che imparano quello che devono imparare. E quindi ha dato anche spunto a noi di salvare la scuola della Beata Angelina e di condurla ancora avanti, per grazia di Dio. E questo era poi dentro il suo animo una generosità immensa ed una affezione immensa, guai se non si partecipava quando noi organizzavamo, come è stato già detto, e guai se non si prendeva quando si usciva via qualcosa che lui voleva dare. Sarebbe stata una morte per lui, la gioia invece che traspariva quando si accoglievano le marmellate e tutte le altre cose che lui faceva. E la grandezza, secondo me, di quest'uomo è stata che ha passato tutta la vita continuamente indaffarata a destra e a sinistra, da Milano a Roma. Dico, pensiamo a Roma, io me lo ricordo, ma non so se sia preciso, aveva 10.000 alunni a Roma. Io ricordo che aveva 10.000 alunni a Roma, e adesso non so se bene dirlo, che devo dire, quando è stato negli anni 90, mi pare, 90 vicino al 2000, è arrivata a lui le denunce da parte dell'INPS che non ha pagato gli oneri sociali dei dipendenti, forse è bene dirlo, non so, e quindi lui dovette ripagare perché ce l'aveva pagati, quindi corse al ministero, fece vedere tutti i biglietti che il commercialista gli aveva restituito dei pagamenti fatti di tutti i dipendenti, i professori dipendenti, ed invece erano tutti falsi. E poi fu anche invitato, mi diceva, da questo commercialista ad inaugurare la sua casa, la sua villa che aveva fatto, e che probabilmente l'ha fatta con i soldi suoi. Ed ebbe tanto dolore su questo, riuscì poi a riparare vabbè, con alcune soluzioni che sono state fatte, per cui avrebbe dovuto restituirle, pensate, come è fatta anche l'Italia, ma fatevi restituire da chi l'ha rubato, no? E non da chi è stato rubato, derubato. E quindi la grandezza, secondo me, di Ausonio per me è stata quella di aver fatto un'infinità di cose,
un'intraprendenza inaudita e però poi il gusto immenso che aveva nel coltivare l'orto, nel vivere la verità con cui ha fatto quelle cose, che è la semplicità della natura, la semplicità di Dio e la fedeltà inaudita a questo Signore Gesù Cristo, che lui vuoi toccarlo in modo negativo, ma che gioia che aveva quando si parlava di questo grande personaggio che si chiama Gesù. Praticamente mi ha rubato la conclusione. Accademia di Belle Arti, Accademia di Belle Arti, avanti, venite, venite amici dell'Accademia, Francesco Piganzoli, Guirino Galli, Giovanna Scappucci, professor Aurelio Rizzacasa. È una storia grandiosa che nasce e che poi ha sviluppi ulteriori, perché poi dall'Accademia di Belle Arti di Viterbo nasce la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, che oggi ha una dimensione veramente internazionale, mondiale, e nasce anche l'Accademia di Belle Arti non statale di Brescia, cioè contribuisce a fondare, anzi proprio a creare l'Accademia di Belle Arti anche a Brescia. Nascono rapporti internazionali, l'Accademia di Belle Arti di Viterbo e di Milano sono tra le prime in Italia a attuare programmi Erasmus, Socrates, nel campo dell'istruzione artistica. Ricordo che all'Accademia di Belle Arti di Viterbo avevamo più borse di studio per andare all'estero rispetto all'Accademia di Belle Arti di Roma, tanto per fare un esempio, no? Per cui nasce tutta una serie di rapporti, di rapporti internazionali sono tutti fatti sempre perché l'istituzione sia ai massimi livelli al top. E la grande avventura dell'Accademia di Belle Arti di Viterbo è stata questa, è stata una grande realtà che ha portato una cosa veramente grande a Viterbo, ma non c'era nemmeno l'università. Giovanna Scappucci è stata una delle prime grandi protagoniste di questa storia, e le lascio la parola. Prego, Giovanna. Anto, direttore, buonasera. Il mio grande direttore. E voglio chiedere scusa al direttore che non gli ho potuto organizzare una cosa che lui ci teneva tanto. Era rincontrare i vecchi professori che da anni non vedeva più. E io vidi da fare, però non riuscivo a mettermi in contatto con Gatt, è stato difficile. Poi ho saputo che aveva deciso di partire. Bergoz non si poteva muovere, e non è stato possibile poterlo far venire. Poi c'era Boin, operata al cuore. E allora disse, direttore, lo faremo, ci sarà tempo per incontrarci. Purtroppo non c'è stato tempo, e questo mi dispiace, e gli chiedo scusa. Quando Marco mi ha chiesto, vuoi dire qualche cosa su papà? Io ho pensato. E la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ultima volta che ci siamo visti era l'inaugurazione della mostra di Gino Guida, qualche anno fa, forse nel 2009, è arrivato con questo sorriso. Era felicissimo di ritornare in quegli spazi dell'Accademia. Mi venne incontro e mi prese in braccio. Ma mi prese in braccio non che mi alzò, mi prese proprio in braccio e mi tenne in braccio per tanto tempo. E io temevo che si facesse male. Ho detto, ma è un peso. No, no, non pesi. E con questo suo sorriso che mi teneva in braccio e salutava, forse loro se lo ricorderanno. E io ho pensato che quella forza era una forza che gli veniva da dentro, della sua gioventù, e la gioventù che aveva dentro, la generosità, era una forza interiore che lui dimostrava in qualsiasi sua cosa, esuberanza, il piacere della vita. Era sempre una dimostrazione di piacere della vita. E questo penso che era quello che
che gli dava il coraggio di tutte le cose, anche quella, io ricordo il fatto che ricordo Don Luigi, era addirittura un uomo troppo generoso, si fidava di tutti, delle volte nei nostri partiti, delle cose dicevo, addirittura ma lei si fida di tutti, tutti nello stesso modo, non mica poteva dare a tutti la stessa. Era così, lui era un generoso e tutti erano, e lui dava a tutti, e qualcuno si è anche approfittato della sua bontà, questo purtroppo credo pure alla fine. E la stessa entusiasmo, la stessa generosità di intervento quando Sergio Lera negli anni 70, adesso non ricordo quando, Sergio Lera era venuto al liceo artistico come commissario governativo e prese atto che questo liceo di Viterbo era un ottimo liceo e disse, non negli esami che si facevano, il quale lui era presente, ma prendendo invece esame degli elaborati dei ragazzi iscritti al liceo di Viterbo, mi disse, dice, che ne pensa la professoressa di fare un'accademia? Lo parliamo del professor Zappa. E come disse, perché qui si potrebbe fare un'accademia diversa dalle accademie statali. Zappa, come sentì dire sta cosa, subito gli si accese dentro una voglia di fare, come sempre lo sapeva. Sì, facciamo, e chi facciamo venire? Subito, immediatamente, questo suo entusiasmo e lì, quel giorno, nacque l'idea di fare l'Accademia. Ha interpellato Gatt, che anche poi certo, già parlato con gli altri. Ecco, non voglio togliere altro tempo. Però voglio ricordare il direttore con il sorriso e il suo grande entusiasmo per la vita e per tutto quello di bello che ci può essere. Grazie. Francesco Pigazzoni, l'abbiamo visto anche in fotografia, un giovanissimo Francesco Pigazzoni. Non so se sia passata. No, beh, quella è una fotografia dalla quale io ci tengo molto, cioè io non sono molto avvezzo a queste cose, però al mio studio c'è un grosso pannello dove ci sono tutte fotografie datate, cioè datate nel periodo. Ora, questa ci tengo molto perché è una fotografia che mi ha regalato Usonio, cioè eravamo stati a Milano all'inaugurazione della mostra dell'Accademia. Oltretutto non ho fotografie perché le scatto sempre, in conseguenza non ce l'ha nessuno, ma normalmente è piacere avere questa fotografia e difatti sta proprio appesa su questo pannello assieme alla fotografia di Don Bruno e di Don Armando, c'è anche la fotografia di Alfonso, ci sono tante altre, sono anche quella di Giovanna che sta a Venezia. Sono ricordi ovviamente che vanno proprio nel periodo dell'Accademia, nella quale io ci tengo molto e diciamo non ho molta dialettica una cosa, però una cosa ovviamente che mi ha sempre fatto piacere enormemente è stata sempre la stima che il professor Rosogna ha avuto per me e come gli altri professori, insomma c'è sempre stato un rapporto molto bello, cioè, anche tuttora insomma, ricollegandomi per il zio Giovanni è un rammarico che ho anch'io questo perché me l'aveva chiesto proprio che un giorno quando ci siamo incontrati gli ho detto ho visto, ogni tanto magari ho visto Luca Verdone entusiasta, sì, però metterli assieme è un problema, ho visto Vinardi, Bergus che dopo purtroppo è mancato, anche Boindo telefonato, ma in effetti mi sono reso conto che non è una cosa semplice, quando non c'è un impegno fisso, cioè prima venivano in accademia e ovviamente ultimamente anche il professore di scultura che stava a Gallese, il Demetresco, che ci siamo incontrati ultimamente giù a Gallese, abbiamo parlato molto,
si tolgono una calda per lui, cioè. Per il resto io non, cioè, i miei ricordi sono molto legati interiormente, non posso dire altre cose, ci siamo divertiti tanto, questo nell'Accademia, noi abbiamo sempre guardato, l'Accademia non era era una casa, perché noi mezzogiorno si sgomberavano i fogli da disegno, si metteva giù il salame, si mangiava, insomma, era una famiglia. Ecco, il bello di questa cosa è che tuttora io vedo molti ragazzi. L'altro giorno sono stato a Civita della Stellana a dare una mano a un ex allieva dell'Accademia che aveva bisogno per fare delle, diciamo così, una performance con i ragazzi legati a Vermeer. Insomma, che conoscenze. Io ho questi contatti ancora, quindi mi fa piacere averli, insomma. Per il resto poi il lavoro e tutto il resto ci occupa, anzi forse serve anche per non andare oltre con Giovanna. Penso che sia più di un anno che devo andare, veniamo a cena. I pranzi, anzi le scene della signora Ines a casa vostra, sono stata la causa del disastro, perché con la signora Ines che... è una persona straordinaria. Voglio ricordare una cosa. Diciamo chi era questa signora Ines? Non per scontato per tutti. La signora Ines era la bidella di liceo artistico. Una personalità straordinaria. Una piccola cosa, perché tanto ricordata la signora Ines, si ricorda il direttore. Stavamo facendo degli esami, un professore, un contenzioso, eravamo al bar, disse: signora Ines, lei non può capire quello che noi stiamo dicendo. E la signora Ines se lo guardò e disse: professore, se sapesse quante le cose che so io, lei non può capire. Dice: c'è un'esperienza, lei non sa come si fa la pasta, come si raccoglie, dice tantissime cose, io so e lei non lo sa, non ha neanche idea. Questa era la signora Ines, e vi vedevamo che con lei le serate magnifiche che facevamo, che facevamo a casa vostra con tutti i professori dell'Accademia, sempre per la generosità grande di tuo padre, che ci ha donato, penso, gli anni più belli a tutti noi che l'abbiamo conosciuto. È veramente stato un uomo grande. Io dico lo è ancora, perché io credo che le persone siano sempre vicine. Sono sempre presenti, in che modo non lo so, però ci sono, ci sono e ci sono vicino. Bene, continuiamo adesso con, grazie ancora alla professoressa Scappucci e a Francesco Piganzoni. Adesso veniamo a due grandi studiosi, grandi professori, Rino Galli è professore di studioso di tradizioni popolari, di storia dello spettacolo, del teatro, tutto quello che riguarda anche la nostra storia culturale viterbese. Rino, cosa ci dici tu? Ciao. No. Il microfono aspetta, scusate, io non vedo più, quindi già ci vedevo proprio, ma sono più sbagliato, quindi sono al buio. Allora, io non sono molto portato, lo diceva anche prima Francesco Brianzoli, per le commemorazioni, ma per un difetto mio. Non perché sia profondamente convinto, ma una visione psicologica mia. Recuperare il passato, le immagini, è qualcosa che angoscia. È vero, ci sono delle immagini che sono comunque piacevoli, dei ricordi che comunque possono ancora contribuire a camminare, andare avanti. Però rispetto a questo preferisco l'impegno per il futuro. E l'impegno per il futuro era una delle cose che con Ausonio condividevamo, poi dico dove, come, perché. Intanto io ho conosciuto Ausonio appena lui è venuto a Viterbo, cioè non si era ancora sposato. Io ero amico di Paola e attraverso Paola, con lui, insieme ad altri amici, un sogno. E quando si sposarono, mi facevano
Quindi è lunga la conoscenza per me e Ausonio. E l'ultima volta che ho parlato con Ausonio, un paio di mesi prima del tragico accadimento, gli telefonai, non mi ricordo un certo motivo per cui gli telefonai e lui mi disse: ma perché non viene a trovarmi, caro Ausonio? Io ero poco dipendente e poco indipendente prima, ora non lo sono più. Devo sempre trovare chi mi porta, chi mi accompagna. Dice: no, vieni, perché così parliamo, ricordiamo il passato. Ah, io no, non mi piace. Comunque va bene, vengo lo stesso. E però non ci sono andato, non ho fatto in tempo. Due cose voglio dire di, molto brevemente, di Ausonio. Una molto personale. 1980, mi pare, 81, non ricordo bene, io interruppi la mia collaborazione all'Università di Roma per un semplicissimo motivo. Avrei che poi potrà confermare quello che io dico. Perché non accettavo una certa mentalità vigente all'interno dell'Università, per la quale tu puoi scrivere, puoi studiare, puoi fare quello che ti pare, però alla fine non conta nulla. Quello che conta, guardate, non è la dipendenza, la relazione politica, c'è anche quella sicuramente, ma più di quella è l'interesse. Io aiuto te perché tu poi aiuti un altro. È la legge del tre. E io questo non lo accettavo. Quindi dissi: signori miei, dopo 11 anni di lavoro dentro l'università, chiusi la porta e me ne andai e non ne ho voluto più sapere nulla. E allora che è successo? Che anche per intercessione dell'amico Aurelio di Sacasa, ma in virtù della vecchia amicizia con Aurelio, entrò nell'Accademia ad insegnare storia del teatro e più tardi storia del teatro e della messa in scena moderna. Per me fu una cosa importantissima, perché in realtà questa interruzione che avevo voluto io con del rapporto con l'Università di Roma veniva risaldata, veniva ricostruita attraverso l'attività di docente che io potevo fare dentro l'università, dentro l'Accademia. Questo era importantissimo, cioè sul piano psicologico io riconquistai una posizione, ma una posizione molto più avanzata rispetto a quella che poteva essere stato l'assistentino all'università. Per di più, lo sottolineavo prima sia Francesco che Giovanna, l'ambiente è un ambiente meraviglioso. L'ambiente per tutti poteva capitare, come è capitato a me, di addormentarmi mentre esaminavo. E gli studenti, carini, bravi, non hanno detto niente, hanno aspettato che io mi risvegliassi e poi abbiamo proseguito gli esami. C'era una tale sintonia proprio di vedute, per cui si poteva fare. Qualche volta qualcuno, adesso ce l'ho con Gianluca, dice: ah, ma che cosa fai questa cosa? La scienza è scienza, caro Gianluca, quindi tu puoi anche sfidare il diavolo, se è necessario. L'importante è che poi vai verso il Padre Eterno. Dunque, fu per me, e questo lo devo sicuramente a Ausonio, perché a Ausonio e anche a Paola, perché Paola pure fu estremamente contenta quando vide che io stavo dentro l'Accademia. E qui finisce la parte personale. La seconda parte, seconda cosa di cui voglio fare un cenno, è che nella seconda metà degli anni 80 ci impegniamo moltissimo. Io e Ausonio, poi per due anni io e Aurelio fummo direttori facenti funzione, ci impegniamo moltissimo perché le istituzioni locali si lasciassero coinvolgere nell'Accademia, perché non riuscivano a capire, non l'hanno mai capito in questa città, che la creazione di una istituzione culturale come poteva essere l'Accademia è un motivo proprio di sviluppo dell'intero territorio. Non è un affare soltanto commerciale. Dentro lì, insomma,
Aurelio faceva estetica e io facevo storia del teatro, leggevamo testi di critica, non solo, ma io poi sperimentavo, facevamo le mostre, io portavo le sperimentazioni che avevamo fatto durante le lezioni. Quindi l'Accademia è una, sarebbe stata, se minimamente una delle due istituzioni, o provincia o comune, si fosse lasciata coinvolgere, qualcosa che avrebbe veramente contribuito alle sorti di questa provincia. Ci addannammo, io e Ausonio. È una cosa che, ecco, ricordo, ma mi angoscia. Grazie. Grazie. Sono veramente faticoso, abbiamo trovato veramente sempre un muro. Professor Rizzacasa è coinvolto anche per via familiare, non solo nell'ambito dell'Accademia ma anche del liceo artistico, è l'ultimo intervento, prego. Dunque, scusate, oggi io ho poca voce, quindi vediamo cosa riesco a dire. E prima di tutto devo dire che l'incontro tra me e l'amica Ausonio è stato un incontro che ha coinvolto tutta la mia famiglia, perché Ausonio all'epoca del club dell'Accademia Britannica era amico di mio padre, e mio padre, oltre a stare a proprietà degli studi, si occupava di istruzione professionale con il consorzio dell'istruzione tecnica. E quindi, in certo senso, collaborava, perlomeno praticamente, quando non idealmente, a tutte le nuove iniziative che venivano fatte a Viterbo. E il secondo incontro era parallelo a quello che ho fatto io, comunque era di mia madre, la quale, andando in pensione dall'ITIS come preside, è stata accolta come preside del liceo artistico e poi soprattutto ha valorizzato il liceo linguistico. Prima parlava il professor Romano e insieme a lei avevano fatto tutta la collaborazione dei gemellaggi con Montopano, eccetera. E poi io entrai in Accademia appunto insegnando sociologia dell'arte e l'estetica, ma soprattutto questo incontro è stato importante perché mi ha fatto capire come anche a Viterbo potessero esserci delle iniziative non costrette dal campanile. Ausonio veniva dal nord e portava a Viterbo l'entusiasmo, la costanza, l'impegno di chi viene dalla cultura del nord. Poi giustamente diceva Giovanna, sapeva vedere la vita e godeva in questo modo anche la cultura e anche il fatto educativo. Lui non faceva prediche ai giovani, stava con i giovani e con i giovani costruiva qualcosa. E in quel momento io ho capito che questa Accademia poi era nata a Viterbo, poi si estese ingrandita a Milano, anche se a Viterbo ha lasciato la traccia profonda che è rimasta, e io ho capito che l'Accademia con Ausonio non era una semplice struttura universitaria, era veramente un'accademia, era una famiglia di persone dedicate alla cultura, docenti che comunicavano la loro esperienza, studenti che cercavano di costruire un'esperienza nascente, e si stava insieme. Si stava insieme nell'Accademia a lavorare e a studiare, si stava insieme prima a casa di Giovanna, poi a Richiastro, poi alla villa di Ausonio, e quindi questo legame umano era la cultura che usciva dai libri e apriva
la mentalità di tutti noi alla vita. Ecco, io anche non sono adatto alle commemorazioni, non mi piacciono gli svolazzi delle commemorazioni, però ci sono dei momenti nella vita attraverso i quali dimentichiamo la commemorazione, ma ricordiamo che ha un senso fare memoria. Fare memoria non vuol dire ricordare, ma vuol dire aprirci a vedere il futuro con ciò che di positivo, di fondante abbiamo costruito nel passato. Ecco, ricordare a noi in questo momento dobbiamo farlo non nella commemorazione, non nell'esaltazione retorica, letteraria, oratoria del personaggio che abbiamo paura che altrimenti venga dimenticato, ma dobbiamo farlo, ecco, pensando a questo futuro educativo del quale effettivamente si sono gettate alcune fondamenta. Allora a questo punto, ecco, io veramente sono rimasto sconcertato, come un po' tutti noi, no? La conclusione di ogni esistenza ha una sua tragicità. Quella di Ausonio ha la tragicità dell'assurdo, oltre quella tragicità, soltanto la fedeliosa può aprirci ai cieli nuovi e le terre nuove della salvezza. Anche l'Apocalisse cristiana è tragica e aperta alla salvezza. Ma c'è un'altra memoria che non dipende dall'Eterno e dipende invece da noi. Quella memoria che noi riusciamo a costruire all'interno della storia. Quella immortalità che deriva dalla sopravvivenza a noi di ciò che abbiamo costruito. Ecco, mi pare che a questo punto tutti i ricordi che abbiamo fatto qui di Ausonio sono ricordi che ci fanno vedere come Ausonio, con le sue opere, è qui con noi nella fatica di vivere e nella speranza di educare. Grazie. Grazie dottoressa Grazia. Io ringrazio tutti voi. Dobbiamo, il tempo è tiranno, dobbiamo alle adesso andare, c'è la messa in questo momento, fra 10 minuti. Abbiamo detto di tante cose di Ausonio, ma quella che mi pento di non aver detto quando ho parlato, scusatemi, è quella che è più grande, tutte le opere che ha fatto a vantaggio degli altri, e forse c'è un'opera che è nascosta, silenziosa. Pensiamo ai figli, pensiamo a come ha immesso nei figli quella memoria, quello spirito di presenza nei tre figli. Sono sempre operosi, e quindi anche penso la cultura, il legame con la signora Paola, che questi tre figli, quando lui gironzolava a destra e a sinistra, hanno ugualmente imparato dal padre come si vive e come si opera nella carità. Grazie. Grazie, e grazie ancora a tutti. Si è parlato tanto per un anno di fatti di cronaca, del fatto di cronaca. Questa sera bisognava per forza parlare della luce che c'è stata in questa grande esistenza. Mi sarebbe piaciuto mandare, ma forse non c'è tempo, per Paolo, quella testimonianza ce la facciamo, perché proprio è brevissima, della professoressa Liuba Popova della nuova Accademia di Belle Arti di Milano, che racconta un episodio che secondo me è molto significativo, dura un minuto proprio, è un minuto da ascoltare, non so se ce la facciamo a darla, ad ascoltare questa testimonianza. Vabbè,
Scopriamo. Con altri due colleghi, con il professor Zacco, sono andata a un ricevimento organizzato dall'ex sindaco di Milano, Pobretini, in occasione del gemellaggio tra Milano e Osaka, quindi è stata una cosa grandiosa, un ricevimento con tutte le autorità giapponesi, italiane, eccetera. Finito l'evento, siamo usciti da questo hotel di lusso dove si è svolto tutto, verso mezzanotte. Il professor Zappa si guarda in giro e dice: andiamo a vedere passare i treni. E siamo andati a piedi fino alla stazione centrale e ci siamo messi a guardare questi binari di notte. Io pensavo, chissà a che cosa sta pensando, ad altre strade da percorrere, a un altro dove andare ancora più in là. Quindi questo ricordo mi è rimasto particolarmente caro. Questa è una risonanza molto bella. L'ultimo messaggio di papà è stato: oggi ho piantato le patate. Prendiamo la linea di treni, oggi ho piantato le patate. Tutta la vita è un'avventura se solo si hanno gli occhi e il cuore per viverla così. Ecco, questo è un messaggio cifrato che ci lascia e che ci dà tanta speranza e tanta forza per continuare. Grazie a tutti voi. Che non è mia abitudine fare panegirici o apologie di personaggi di qualsiasi tipo. L'unica cosa che ho dentro, non posso trasmettere, è il sentimento. Il sentimento è un fatto personale, ce l'hai nel cuore e lì te lo tieni. E siccome Antonio Zappa a me mi ha dato quel tipo di valore, che vi posso dire? Frequento ancora oggi tutto l'ambiente, anche se non c'è lui, come se ci fosse, non è cambiato niente. Gli amici, le persone, ci incontriamo, come per esempio è successo stasera, stiamo insieme. A Zappa, ovviamente Marco, che prenderà il posto, ha preso il posto nel mio cuore del padre, e continua tutto uguale. Quindi ciao Ausonio, basta. E mi ricordo che papà, quando eravamo piccolini, portò a casa la plastilina al liceo artistico e modellò un crocifisso. Non lo so come mai, probabilmente l'ha visto a scuola, qualche professore o qualche studente ha fatto sta roba, e lui ci modellò questo crocifisso a me e a Gianluca davanti a noi, ci lasciò questa plastilina e io lo riprodussi, insomma, ecco. Ora, non so se questo ha fatto nascere in me l'idea poi di fare l'artista e di continuare con questi studi e queste applicazioni. Non lo so se era già innata, se è stata questa, diciamo, manifestazione. Gianluca, per esempio, che assistette a questa cosa, non ha poi intrapreso questa carriera. Può darsi che è stato questo. Quindi ho questo ricordo di papà io quando ero piccolino. Poi sono tante cose che si possono dire, insomma. Mi ricordo una volta che, cioè, lui non ha mai, diciamo, manifestato davanti a me un apprezzamento delle opere, cioè non ha mai detto, che ne so, Marco è bravo, o ho un figlio, che ne so, che sa dipingere, sta roba qua. Non lo faceva perché era il suo modo, diciamo, di credeva in questa forma educativa, insomma, di non esaltare probabilmente le persone a lui più vicine, soprattutto i figli. E però mi ricordo che una volta, ecco, poi non mi ha mai raccomandato, perlomeno a me non ho avuto mai questa percezione, poi se l'ha fatto può darsi, ma io non, a me non risulta, insomma. Una volta invece sì, me ne accorsi che in un concorso scrisse un biglietto, lo lessi alla sua insaputa, dove diceva, che ne so, parlava di me e dice: ragazzo vale. Mi ricordo questa frase che disse e mi fece piacere, insomma, perché poi in realtà lui non lo diceva mai. E all'ultima cosa, ecco, un anno fa, proprio poco prima di morire, penso 10 giorni prima dell'aggressione, giorno più giorno meno, feci questa conferenza sulla Cappella Sistina, sulla volta, esercizi spirituali l'anno scorso, e disse: sei stato bravo, insomma. Ecco, io ho questi ricordi, poi per il resto non faceva complimenti o a noi figli, insomma, ecco, però questi ricordi mi sono rimasti. E l'ultimo, quasi una premonizione, l'ha fatto poco prima di morire, insomma, per cui questo ricordo ce l'ho.